Ciao, benvenuto alla lezione di Pilates per i glutei con il cerchietto. Iniziamo da terra con il cerchietto, ovviamente non nell'immediato perché c'è prima un po' di piazzamento del corpo e poi ci servirà anche la sedia. Mettiamoci a terra. A terra, io lo ero già, ovviamente parto sempre da terra su questa lezione. In effetti un attimo di aggiustamento dell'inquadratura. Ok, ci siamo. Allora, eccoci qua a piazzare la nostra schiena. Prima di tutto, appoggio sacro, centro schiena, parte posteriore della nuca, crea allungamento nella colonna pensando come di essere tirati dal collo in sostanza, lasciando però l'osso sacro ben appoggiato verso il coccige. Imprimi bene questi tre punti nel materassino, stringi bene le braccia al corpo, sciogliamo le scapole inspirandole, solleviamo verso le orecchie, sul più possibile, pensa proprio con la spalla di toccare i lobi delle orecchie, nel fuori l'aria allungo bene verso il basso. Inspiro su, tiro e fuori l'aria giù, molto bene. Attiviamoci bene nella powerhouse senza cerchietto per qualche secondo e poi subito con il cerchio. Inspiriamo ed espandiamo bene la gabbia toracica. Immagina la gabbia toracica, quella di Hulk, è presente, che si espande, va a tirare bene la maglietta. Fuori l'aria, cerca di svuotare i polmoni lasciando la gabbia toracica aperta e attivandoti nella powerhouse, quindi pavimento pelvico, approfondimento dal basso verso l'alto e sul finire si richiude il costato. Inspiro e powerhouse, fuori, attenzione a non perdere la posizione neutra della schiena. Fai bene mente locale sui punti che delimitano il pavimento pelvico, perché saranno proprio determinanti, molto importanti nell'ambito di una lezione dedicata ai glutei. Quindi ischio, pube, coccige sono i 4 punti che delimitano a livello osseo il pavimento pelvico. Nel mezzo ci sono un'infinità di muscoli che possiamo rappresentare proprio da 2 linee. La linea coccige-pube, quindi che transita longitudinalmente nel nostro pavimento pelvico. Quando vi chiedo come di avvicinare questi 2 punti, chiaro che questo non avviene perché è una struttura molto rigida, avvengono solo micro avvicinamenti in ambito, si chiama nutazione, contronutazione del sacro, ma è veramente irrilevante ai fini diciamo gimici. Però attenzione che quando ti dico porta il coccige verso il pube senza muovere la schiena, hai comunque un'attivazione del pavimento pelvico e un lavoro, poi una percezione del lavoro differente a livello dei glutei, così come attenzione all'avvicinamento delle ossa, i 2 ischi, le sitting bones, le tuberosità ischiatiche sulle quali ci sediamo. Quindi prova a fare mente locale su questo, quando butti fuori l'aria, avvicina i 2 ischi, si ha un po', scusate, ho sbagliato, l'impressione di un restringimento della base del bacino, giusto? Fantastico. Ora prendi il tuo cerchietto, sistemalo, partiamo come di consueto con una parte che è sia riscaldamento ma già parte integrante assolutamente del lavoro dedicato ai glutei. Molto bene, ritrova la schiena, ti invito spesso a ritornare sugli appoggi perché sono fondamentali, metti bene le ossa, vedrai che i muscoli lavoreranno correttamente. Ora, la larghezza dei piedi, la distanza fra i piedi è inferiore rispetto alla distanza fra le ginocchia, perché nel momento in cui stringiamo dobbiamo mantenere l'allineamento ginocchia, punta delle dita dei piedi. Inspirone. Quando butti fuori l'aria, ti attivi nel pavimento pelvico, nell'approfondimento della colonna senza perdere la posizione neutra della colonna. E pensa di avvicinare così tanto gli ischi, è presente l'esercitazione che abbiamo fatto prima, avvicino gli ischi, avvicino i femori, quindi si avvicinano le ginocchia, quindi si stringe il cerchietto e piano apro, inspira. E ancora, fuori l'aria, è molto importante questa sorta di preparazione invisibile della nostra powerhouse che arriva a stritolare il cerchietto. Al contrario, se tu volessi senza pensarci, per dire, stringere forte il cerchio, ti accorgi che sei instabile, quindi come si dice, di conseguenza sei costretto a stabilizzare il centro. Ecco perché te lo faccio fare in forma, diciamo, didatticamente si dice deduttiva, te lo dico prima, arriviamo a stabilizzare bene il centro per andare ad esercitare il massimo della forza possibile a livello di ginocchia, cioè del ginocchia nel senso, nel punto di applicazione del cerchietto. Molto bene, ora manteniamo la tensione, verifica di essere in neutro, addome leggermente stavato, mantieni 10, 9, 8, 7, 6, allungati nella schiena, 4, 3, 2, 1, mi fai 10 volte bounce, il bounce nasce dall'avvicinamento degli ischi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un bel respiro, solo sostengo il cerchio. Ora andremo a lavorare con la schiena e ovviamente il bacino in retroversione. Quindi raggiungo la retroversione del bacino, che ormai conosciamo, osso sacro sollevato, glutei sollevate, tratto lombare che preme a terra. Per 10 secondi, dall'1 al 10, pensa di intensificare il lavoro, e quando dico lavoro dico approfondimento dell'addome, avvicinamento degli ischi, quindi stringo sempre di più il cerchietto, braccia lunghe che premono verso il basso, mento abbassato, e al 10 mi riposo, nel senso mollo, ok? Inspirone. Raggiungimi la posizione, intensificala, 1, 2, 3, sempre di più, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piano lascio e faccio un bel respiro, e ancora, vai, raccogli il bacino, retroversione, tanti muscoli lavorano, braccia, colonna, soprattutto interno, coscia, glutei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un bel respiro e quindi ancora posizionati, rimani, 1, 2, 3, 4, allungati, 5, 6, 7, 8, 9, 10, molto bene. Ora faccio partire la schiena nella posizione di imprint, quindi dal neutro, un filino d'aria sotto la schiena, a nessun filo d'aria sotto la schiena aderisce ma non preme, braccia lungo i fianchi, coccige che è veramente orientato, diciamo, verso il pube, in questo caso anche per permettere la posizione di imprint della colonna. Sollevati, bacino sospeso, coccige verso il pube, braccia lunghe, pancia scavata, devi proprio sentire l'area del ventre, dal pube all'ombelico approfondita. Stringo 5 volte il cerchio e 5 volte spingo in alto i glutei. 1, 2, 3, 4, 5, in alto i glutei, 1, 2, 3, 4, 5, cerchietto, 1, 2, 3, 4, 5, glutei, 1, 2, 3, 4, 5, cerchietto, 1, 2, 3, coccige al pube, 4, 5, glutei, 1, 2, 3, 4, 5, cerchio, 1, 2, 3, 4, 5, glutei, 1, 2, 3, 4, 5, cerchietto, 1, 2, 3, 4, 5, glutei 1, 2, 3, 4, 5, piano scendo, molto bene, avvicina bene tra di loro i piedi, andrede con le braccia, schiena in posizione neutra, imprimi il centro schiena, il sacro, la nuca, con vigore muovo le braccia, faccio dei movimenti veramente piccoli ma veloci con le braccia che allungano. Vedi la differenza? Se mollo le spalle non riesco ad andare veloce perché si muove tutto, quindi centro schiena appoggiato, braccia lunghe, devi sentire bene il lavoro qui nel cavo ascellare, ok? Inspiro 5 movimenti, espiro 5, soprattutto quando butto fuori l'aria stringo il cerchietto dall'avvicinamento degli ischi. Inspira 1, 2, 4, 5 fuori, 2, 3, 4, 5 in, 2, 3, 4, 5 fuori, 2, 3, 4, 5, piccolissimo e veloce, va super veloce il movimento delle braccia, continua. E stop, prendo in mano il cerchio, entro e posiziono il cerchietto all'esterno, andiamo a lavorare con l'apertura del cerchietto, ormai se non, insomma dovrebbe essere abbastanza nota questa lezione, però su alcuni esercizi ovviamente c'è sempre qualche novità, ma qui ti voglio sull'apertura del cerchietto, te lo ridico perché è importante. Mai dimenticare, pensa che il tuo cerchietto sia la tua gabbia toracica. Inspiro, apro tipo Hulk la gabbia toracica e non ti dico quanto vado ad aprire il cerchietto, però devo sentire l'opposizione con il pavimento pelvico che si avvicina negli ischi, ok? E quando si butta fuori l'aria, ancora una volta, cerco di tenere il cerchietto aperto, cerco di tenere la gabbia toracica aperta e ancora di più sento l'opposizione del pavimento pelvico che invece si restringe per attivare la powerhouse senza perdere il neutro. Ok? Inspiro, apro e sento bene l'opposizione, fuori, 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 il pavimento pelvico si riduce, si restringe, si approfondisce, la powerhouse è sempre più raccolta e vicino alla colonna vertebrale. Sul finale mollo anche il cerchio, ovvio, senza perderlo, inspirone, neutro della schiena e fuori, 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 allungati nel frattempo dalla nuca, fuori, 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 fuori e voilà. Ora apro e per 10 secondi mantengo la forza in apertura delle gambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faccio 10 volte bounce. 1, 2, apro 3, 4, schiena in neutro 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilasso. Come abbiamo fatto prima con il cerchietto tra le ginocchia, andiamo in retroversione con il bacino per 10 secondi, dall'1 al 10 tutto il corpo lavora. 1, in retroversione andrò ad approfondire sempre di più l'addome e ad arricciare sempre di più il coccige verso il pube. Vado ad aprire sempre di più il mio cerchietto, ad allungare e a premere le braccia. E il mento è a tenerlo sempre abbassato per favorire l'autoallungamento e poi giù dopo i 10 secondi. Vai, un bel respirone, prendo l'ossigeno e vado 1, 2, braccia lunghe, 3, 4, 5, 6, glutei ben contratti sempre di più, 7, 8, 9, 10, riposone, fatto praticamente, inspira e di nuovo retroversione, scavo, tengo 1, sempre di più 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, un bel respiro terza ripetizione, vado, tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù. Preparo la schiena in posizione di imprint, quindi fai aderire a terra la schiena, raggiungi la posizione di brigio dove senti il pube verso l'ombelico, il coccige in sotto, molto bene, apro 5 volte il cerchio, 1, 2, 3, 4, 5, 5 volte spingo in alto i glutei, 1, 2, 3, 4, 5, cerchietto, 1, 2, 3, 4, 5, glutei, 1, 2, 3, 4, 5, cerchietto, 1, 2, 3, 4, 5, glutei, 1, 2, 3, 4, 5, cerchietto, 1, 2, 3, 4, 5, glutei, 1, 2, 3, 4, 5, cerchio, 1, 2, 3, 4, 5, glutei, 1, 2, 3, 4, 5, piano scendo con la schiena, molto bene. Andrede, seconda parte di Andrede, posizione neutra della schiena, impariamo a gestirla bene con il respiro, con il movimento destabilizzante delle braccia, veramente piccolo, veramente braccia lunghe e rapidissimo, vai. Quando inspiro apro più che posso il mio cerchietto, nel fuori l'aria molto lentamente lo lascio, però devo sempre attivarmi bene nel mio pavimento pelvico, approfondimento, girovita. Vai, inspira, 1, 2, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, stop. Premo a terra le mani, porto le ginocchia al petto, sfilo il cerchietto, lo giro nel senso con due mani, prendo l'impugnatura con l'altra e due piedi, ti sollevi con la testa e con le spalle, raggiungi la posizione seduta, verticalizza il cerchietto davanti all'anca destra, posiziona la caviglia destra e ti sdrai. La gamba destra deve essere distesa in extra rotazione. Già la settimana scorsa abbiamo introdotto bene l'extra rotazione, continuiamo a lavorare perché dà un bellissimo effetto lift sul gluteo. Quindi il ginocchio non guarda al soffitto ma esternamente. Controlla che il movimento nasca proprio dall'anca, un'extra rotazione dell'anca che però lascia il mio bacino pari, 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 come se le gambe fossero dritte in parallelo, ok? Inspira, quando butti fuori l'aria attivati bene nella powerhouse e quindi cerca di schiacciare il cerchietto a terra mantenendo l'extra rotazione dell'anca, attivando quindi anche la funzione extra rotatoria dei glutei. Inspira, attivazione della powerhouse, stabilizzazione del centro e quindi estensione extra rotazione dell'anca. E ancora fuori l'aria, 3, inspiro, fuori l'aria, 4, inspiro, fuori l'aria, 5, inspiro, ora mantieni, stringi forte, forte più che puoi, mantieni, 10, 9, 8, 7, 6, tieni, 5, 4, 3, 2, 10 volte bounce dal gluteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pari il bacino, 8, 9, 10. Lascia solo la gamba appoggiata, diciamo, al cerchietto, posizione della schiena di imprint, quindi aderente a terra, coccige verso il pube, sollevati, coccige che continua ad andare verso il pube, inspira, resta con il bacino sospeso, schiaccia il cerchio, 1, e ritorno, mantienila anche in extra rotazione, 2, fuori l'aria, 3, ah, che 4, non so, e ritorno, 5, resta, 10 secondi, 1, cura la posizione, 2, 3, 4, 5, forza, 6, 7, 8, 9, fammi 10 volte bounce, 1, 2, parile anche 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù. Raccolgo il cerchietto con i piedi, lo porto fino alla mano, prendo con due mani una impugnatura, quindi due piedi all'impugnatura opposta, ci andiamo ad organizzare per l'altro lato. Quindi verticalizza il cerchio una volta seduto, metti la gamba sinistra sopra, sdraiati, sistema la gamba in extra, la sinistra in questo caso in extra rotazione, fammi qualche movimento tipo cacciavite che parte dall'anca. L'importante è che questo movimento sia, diciamo, una buona extra rotazione dell'anca, senza muovere alcunché nel bacino, che rimane bello piatto qua, ok? Inspira, fuori l'aria, pavimento pelvico attivo, approfondimento, quindi powerhouse. Una volta stabilizzata la powerhouse, stabilizzo il cerchio a terra stringendolo forte e giù. Importante l'orientamento del ginocchio e della punta del piede verso l'esterno, fuori l'aria, 2, controllo la risalita del cerchio, fuori l'aria, 3, inspiro, fuori l'aria, 4, inspiro, fuori l'aria, 5, rimani qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fammi 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prepara bene la schiena in imprint, coccige veramente orientato verso il cubo e sollevati, continua a monitorare la posizione del bacino e del coccige verso il cubo e inspira. Fuori l'aria, stringi il cerchietto a terra, mantieni alte le anche allineate e inspira, fuori l'aria, powerhouse, bacino sospeso nell'aria senza modificare nulla, è una estensione dell'anca con extra rotazione, quindi doppio lavoro per il gluteo. Fuori l'aria, 4, inspiro, fuori l'aria, 5, rimani, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fammi 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù. Prendi con due piedi il cerchio, lo avvicini alle mani, lo recuperi quindi in mano. Come prima, due mani all'impugnatura, piede destro su, gamba sinistra giù, o meglio, gamba destra su e tienimi solo la mano destra, il braccio sinistro lo lasci fuori. Quello che ti chiedo adesso è di lasciare il gluteo destro giù, ok? Adesso sto usando questa mano qui nell'incavo dell'anca perché voglio che senti la didattica, che è quella di tenere approfondita bene la piega del pantalone giù, il gluteo arriva al massimo dell'incrocio della gamba in modo da sentire bene tirare l'esterno coscia e parte del gluteo e ritorno. Inspiro, 2, tiro, 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 fuori l'aria, ritorno, inspiro, 3, e ritorno, inspiro, 4, e ritorno, fammi l'ultimo, 5, e cambio, piede sinistro all'impugnatura opposta del cerchietto, gamba destra che si stende a terra, mano sinistra che resta al cerchio, braccio destro fuori, inspiro e fuori l'aria, incrocio la gamba, la sinistra che va tutta a destra ma con il gluteo giù e ritorno, ancora fuori l'aria 2 e ritorno 3, pari pari le anche 4, fammi l'ultimo, molto bene, ok, tutti e due i piedi all'impugnatura opposta del cerchio, gambe flesse a tavolino, mi aiuto a sollevare il corpo prima in posizione seduta e poi in posizione sul fianco. Partiremo da usare la gamba destra, ok? Attenzione, ti chiedo, sono sul fianco sinistro, ok? Cerchietto verticalizzato sul pavimento e ci appoggio sopra la gamba destra. Mi adagio sul fianco sinistro, ok? Questo virtuosismo nel mantenere il cerchietto verticale. Posiziona bene spalla su spalla, anca su anca, importante, quindi buchino qua sotto, ben raccolta la gamba di terra. Allora, qui non devo accasciarmi, ma track sia il costato, che la schiena deve essere sulla orizzontale. Così. Inspira e nel fuori l'aria, allora, vedi che la punta del piede parte, punta del piede e il ginocchio guardano inizialmente in avanti, giusto? Nel fuori l'aria devi andare in extra rotazione e stringere il cerchietto, ma non modificare la posizione del bacino. Questa è solida e ferma, non devo andare all'indietro sostanzialmente. Vai, fuori l'aria, un'extra rotazione con coinvolgimento anche dell'adduttore, stringo, 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 stringo e piano torno. Fuori, non sono molti gradi, e ritorno, vai, stringi bene i glutei, fallo anche volontariamente, poi ci sarà la funzione dell'extra rotazione che aggiunge ancora lavoro. Fuori l'aria 3 e ritorno, fuori l'aria 4 e ritorno, fuori l'aria 5, rimani qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dal gluteo fammi 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, recupera il cerchietto manualmente, a cavallo, non cambiare ancora lato, ma a cavallo ancora la destra sulla sinistra, sollevandomi i piedi con la testa. Prima ero giù, devo sollevarmi perché così posso meglio raggiungere, vedi, con il cerchietto l'esterno della gamba destra, non proprio il ginocchio, ma diciamo circa il metacoscia va bene, inspira e fuori l'aria, allora è importante che il piede, vedi il destro, questo che ti sta, sia davanti al ginocchio perché ha già un blocco meccanico naturale, giusto? E nel fuori l'aria... Vai, cerca di aprire, di spingere indietro il ginocchio contro il cerchietto e ritorno. Vai, apro, 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 2 e ritorno, 3 e ritorno, 4, torno, 5, torno, 6, torno, 7, torno, 8, torno. 9, torno, 10, rimani, 10 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, resisti, 9, 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e lascio. Attenzione, non ti chiedo ancora di cambiare lato, ma di passare sul fianco con il busto sollevato. Prendi il cerchietto, che in questo momento dobbiamo reggerlo sopra la testa. Adesso mi sparisce, ma immagino sia come un'aureola, ok? Sopra la testa, la gamba che è stata già affaticata dal precedente esercizio continuerà ad essere affaticata, punto con il piede qui avanti rispetto, vedi, al ginocchio, e punto dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porta in alto il cerchietto, 7, 8, 9, 10, porto indietro, attitude back, e sul ginocchio e sul piede da terra, 1, 2, 3, 4, 5, su, alto il cerchietto, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ci mettiamo, ragazzi, sul fianco destro, ok? Cerchietto verticale lontano dal corpo, più o meno sulla misura della nostra gamba. Appoggio inizialmente l'interno della caviglia sinistra, mi adagio sulla posizione neutra, adagio, dopo non mi piace perché ci afflosciamo. Posizione neutra, spalla su spalla, anca su anca, giro vita tonico e forte, anzi d'acciaio, ok? Pube sempre verso lo sterno, glutei già precontratti, colonna lunga, extra rotazione e ritorno. Cerchietto sulla verticale, gestione del cerchietto, va fuori l'aria, extra ruoto la gamba dall'anca, senza modificare la linea anca-anca, e ritorno. Ancora, fuori l'aria, 2, 3, inspiro, fuori l'aria, 4, inspiro, fuori l'aria, 5, rimaniamo 10 secondi, stretto il cerchio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stringi forte in extra rotazione, 8, forte il giro vita, 9, 10 volte bounce dal gluteo, 1, 2, 3, avvicina gli ischi ad ogni bounce, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wow. Là ci solleviamo da terra, recuperiamo il cerchietto, stendo la gamba di sotto, supero con il piede sinistro la gamba di sopra, buona la postura comunque del braccio, non devo essere floscia sulla spalla e con la schiena, laddove il braccio sinistro, vedi, si stende, risulta, si sviluppa disteso, appoggio il cerchietto, inspiro, quando butto fuori l'aria forte, apro all'indietro il ginocchio per stringere il cerchio, 1, 2, 3, forte, 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 4, 5, 6, 7, fuori l'aria, 8, 9, rimango 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10 volte bounce dal ginocchio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molto bene. Ci giriamo pancia in giù, o meglio, prima in ginocchio. Ti ricordi la settimana scorsa che abbiamo preparato questa nuova presa del cerchietto fra i talloni? Allora, posiziono il cerchietto fra praticamente le impugnature nella parte interna del tallone, il cerchietto risulta leggermente obliquo rispetto al pavimento. Tenendo così il cerchietto, mi metto pancia in giù, rovescio le dita dei piedi, stendo le gambe, testa in appoggio, fronte sul dorso delle mani, pube appoggiato, ultime coste appoggiate, giro vita forte, inspira, quando butti fuori l'aria stringi forte il cerchietto fra i talloni con le gambe ben distese, fuori, 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 Inspirone, fuori, 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 fuori. E ancora, fuori, 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 stringi forte, 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 avvicina bene le natiche, mantieni bene la posizione della schiena. E ancora, fuori, 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 e in. Fuori, 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 resta 10 secondi, 1, stringi forte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fammi 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un bel respiro, gambe belle stecchite, extra ruota le anche, stringi, mantieni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fammi 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un bel respiro, stringi, posizione neutra, mantieni 1, di più 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, affloscia le ginocchia a terra, mani sotto alle spalle, sollevati, rovescia se vuoi le dita dei piedi a terra, molto bene. Ora stringi moderatamente il cerchietto, anzi meglio se lasci, se ce la fai, le dita puntate a terra, il cerchietto deve solo sfiorare il pavimento, scendi di poco indietro fino a che i glutei toccano il cerchio, fuori l'aria, allinei bene, stendile anche, vai con il coccyge sotto, lo arricci leggermente in sotto verso il pube, allungati con la schiena, stringi forte il cerchio. Inspiro, non necessariamente devo mollare, anzi no, schiena bella diritta, fuori l'aria, coccige in sotto, stringi i talloni per stringere il cerchietto, allinea, apri bene quest'angolino qua, in e inspirone e fuori, 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 stringi. Stringi, senti proprio bene la connessione con i glutei. E ancora. Ossigenati bene. E voilà, a terra le mani, sollevati, prendi e recupera la sedia, vai piano nel sollevamento. Allora, metto la seggiola qui, scusate, stavo un po', c'è stato un calo, oh, oh, spero non salti tutta la corrente. Aia. Dai, per 5 minuti ancora, dopo pazienza. Allora, mettiamo nuovamente, amici miei, il cerchietto nella posizione fra i talloni vista prima, come la settimana scorsa, ti ricordi? Però oggi ti chiedo, sempre se non ti dà noia alle ginocchia, mi raccomando, di tenere le ginocchia più chiuse rispetto alla larghezza dei piedi, ok? Quindi hai l'impressione, vedi, le ginocchia convergono un po' rispetto alla punta dei piedi. metto a posto, so che è una presa un po' di dettaglio, però ce la facciamo. Quindi scarico il peso del corpo, di buona parte del corpo con i gomiti sulla sedia, inspira, quando butti fuori l'aria stringi bene il cerchietto, fai bene questa prova iniziale. Fuori, 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 vai a vedere se va bene la presa, magari stacca un po' il cerchietto da terra, altrimenti ci crea un vincolo. Bene. A questo punto ti chiedo di portare il bacino un po' in avanti, non ti appoggiare, non ti appoggiare così alla sedia, però è a 1 centimetro dal sedile. Coccige in sotto, glutei già un po' contratti, ginocchia che partono con una leggera convergenza rispetto ai piedi. Respirone e fuori l'aria, scavami bene l'addome, stringi forte il cerchio, sempre che non ti diano noia le ginocchia. Se ti danno noia le ginocchia, metti prova con le ginocchia in parallelo rispetto ai piedi, ok? Vai, provaci, scava, 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 sono staccata dalla sedia, mi scarico il peso solo attraverso i gomiti. E ancora, fuori, 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 e in. Coccige appena in sottoverso il pube, vai, stringi. Stringi, stiamo provocando ragazzi ancora un'extra rotazione perché partiamo da un'intra rotazione, lo sforzo di chiudere il cerchio ci costringe ad un'extra rotazione, quindi un doppio coinvolgimento dei glutei. E ancora fuori, 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 resta 10 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, continua a stringere, 7, 8, fammi 10 volte, bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mantieni 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fammelo l'ultima volta, 10 secondi tenuta dalle anche dei glutei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte bounce, 1, 2, 3, aiuto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lascio. Molto, molto bene. Oggi per tirare i nostri glutei mettiamo da parte il cerchio. Rovescia le dita, lascia le mani puntate a terra. Respira e quando butti fuori l'aria cerca di spingere bene in alto i glutei. Fuori, 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 tira. E piano affloscio le ginocchia, di nuovo su, tiro, 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 pensa di portare il coccige bene verso l'alto, su, 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 tiriamo anche le gambe ovviamente, fuori, 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 e a questo punto piego prima un ginocchio e poi l'altro, lasciando scendere il bacino e l'anca della gamba che si piega, 1, 2, 3, 4, tira giù bene, più pieghi il ginocchio, più fai scendere l'anca, più tiro il medio gluteo opposto e parte anche il grande gluteo. E ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù, fermo, rovescio le dita dei piedi, appoggio e mi allungo, appoggio i glutei sui talloni e allungati bene con la schiena in avanti. Rimani. Avvicina le mani verso le ginocchia, lasciando la fronte giù. Quindi per sollevare il corpo usa la forza delle braccia. Eccoci qua, ragazzi. Muy bien. Ah. Allora, la nostra lezione termina qui. Potete ripetere, se avete tempo, l'ultimo stretching. Fate un attimo di torno indietro. Okay? Se avete invece più tempo, un'intera lezione disponibile da 45 minuti, vi posso consigliare lo stretching muscolare oppure mobility stretching e mobilità articolare, oppure se siete stanchi potete fare per esempio l'ultima parte della lezione detox, che è proprio con la sedia e serve proprio ad aiutare a decomprimere la schiena e a favorire il deflusso del liquido proprio interstiziale dagli spazi interstiziali, ovviamente. E quindi è una lezione, diciamo, detox molto utile in generale, e anche e soprattutto dopo una lezione, diciamo, di attività fisica. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon allenamento se vi allenate ancora, e buona giornata in ogni caso, buona serata, buon weekend, buon tutto. Fatemi sapere com'è andata la vostra pratica, il vostro allenamento, e ci vediamo prestissimo. Grazie.